macchie e depurazione carente, il governo annuncia la nomina di un commissario e stanzia 700 milioni. Potenza maglia nera della dispersione. Idriche troppo vecchie e depurazione dell'acqua carente. L'acqua è un bene comune, ha detto Papa Francesco. In Italia appunto ci sono queste situazioni. Il governo annuncia la nomina di un commissario e stanzia 700 milioni. La criticità maggiore è la dispersione nelle tubature. Potenza alla maglia nera, Carlotta Mannu e poi l'inviato Massimo Mignanetti. L'Italia è il paese dell'oro blu. Tra fiumi, laghi, dighe artificiali, falde acquifere sotterranee, è la regione d'Europa più ricca d'acqua. Il problema è che noi consumiamo troppa, 245 litri a testa al giorno, e come se non bastasse, circa il 30% delle famiglie non si fida di quella che esce dai nostri rubinetti e dunque la acquista. Risultato: siamo oltre le medie europee quanto a consumo, 143 litri pro capite. Le risorse per arginare il problema ci sono, 700 milioni di euro da destinare alla depurazione, ma il problema numero uno resta la dispersione delle tubature tra contatori malfunzionanti, allacci abusivi e una rete idrica che ha oltre 50 anni. C'è un'elevata quantità di risorse sprecate, siamo in media dei comuni capoluoghi all'incirca al 38%. Basta guardare la mappa per capire che le criticità maggiori sono al sud. Giuliere, è una rottura, l'ennesima. Sì, un guasto sulla rete di distribuzione idrica. Che è successo? È successo probabilmente un foro su questa condotta di acciaio e durante la fase di riparazione svuoteremo le condotte e quindi ci sarà un disservizio all'utenza. Quanti interventi è arrivato stamattina? Questo è il terzo. Qui a Potenza è circa 70.000 abitanti le continue rotture delle tubature sotterranee dell'acquedotto che avvengono in città o nelle pianure agricole non stupiscono più di tanto. Basta girare un po' a piedi o in macchina che una palla, piccola o grande, la incontri di sicuro. Da quant'è che viene fuori quest'acqua? Almeno 2 anni. E soprattutto d'inverno e ghiacciando crea enormi problemi agli automobilisti e ai passanti. Ben il 68% dell'acqua si disperde così. Il servizio idrico a Potenza in tutta la Basilicata è gestito dall'acquedotto Lucano, una rete che si estende per circa 1.000 chilometri. Le cause: la conformazione collinare del territorio con dislivelli di oltre 150 metri, l'obsolescenza delle reti che hanno un'età media superiore ai 35 anni e lo sviluppo delle aree rurali del territorio dove purtroppo registriamo ancora usi impropri ed abusi della risorsa idrica. Avete dei progetti? Abbiamo dei progetti che porteranno alla sostituzione delle reti più fatiscenze. Sul problema della dispersione d'acqua sono impegnate associazioni come Cittadinanza Attiva e Legambiente, chiedono il monitoraggio dell'intera rete idrica e interventi urgenti. Intanto il 68% dell'acqua potabile di Potenza continua a dissolversi. Siamo alle giornate del fa.